Con la cerimonia di deposizione delle corone d'alloro davanti ai tre monumenti ai caduti delle comunità è stata celebrata a Taurianova la festa delle Forze Armate e la giornata dell'Unità Nazionale. A 101 anni dall'ormai leggendario proclama del generale Armando Diaz, che annunciava agli italiani la vittoria sugli austro-ungarici e la fine del primo conflitto mondiale, immane carneficina questa, nella quale nuovi strumenti di morte sterminarono milioni di soldati addestrati ancora alle vecchie strategie militari ottocentesche, il dovere di ricordare i caduti fu subito sentito. Signore della storia, Dio della vita, affidiamo a te i nostri caduti e tutte le vittime delle guerre e della violenza che ancora insanguinano le nostre mani di uomini. Custodisci tu la loro vita, che è ormai nel tuo grembo di eternità, e fa che nessuna vita umana sia più calpestata e annientata dalla guerra. Custodisci tu i loro cari, dal cui amore essi sono stati sorretti, perché siano sostenuti e consolati dal tuo amore più forte della morte. Custodisci tu la loro memoria, rendila ricordo grato e insegnamento perenne dell'orrore assurdo, del lutto, della devastazione che ogni guerra porta al mondo. Custodisci tu la loro fratellanza, nella quale oggi riposano assieme, senza confini di popoli, alleanze e religioni, testimoniando che la guerra è sempre fratricida. Custodisci tu, o Padre, i nostri fratelli caduti in guerra, ma caduti nelle tue grandi braccia, dove è la pace vera, per la quale essi hanno lottato e che ti supplichiamo di riversare sull'umanità. Quindi io vi ringrazio per essere qui, stati qui con noi a vivere questo momento breve, ma intenso, per l'importanza del momento. Quindi grazie, un buon ritorno a scuola e ritornate a fare quello che fate ogni giorno. Grazie a voi. Con pulsioni ideologiche e politiche diverse, negli anni che dalla Prima Guerra Mondiale portarono all'avvento del fascismo e alla tragedia della Seconda Grande Guerra Mondiale, conclusesi con un nuovo eccidio di milioni di vite umane. Il 4 novembre, da allora ed ancora oggi, divenne un momento di riflessione e di monito per la difesa della pace. Le tre cerimonie in Piazza Italia, in Piazza Libertà davanti al municipio e nella Piazza Kennedy della Comunità di San Martino hanno visto il sindaco Fabio Scionti e il comandante della stazione dell'arma, maresciallo Salvatore Barranco, rendere l'omaggio ai caduti, al quale faceva seguito l'esecuzione del silenzio fuori ordinanza e la lettura di una preghiera in memoria dei caduti di tutte le guerre, scritta dall'ordinario militare per l'Italia, Monsignor Marcianò. Presenti le autorità militari, le rappresentanze delle associazioni combattentistiche e d'arma, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia e folte rappresentanze studentesche degli istituti scolastici cittadini.
Signore della storia, Dio della vita, affidiamo a te i nostri caduti e tutte le vittime delle guerre e della violenza che ancora insanguinano le nostre mani di uomini. Custodisci tu la loro vita, che è ormai nel tuo grembo di eternità, e fa che nessuna vita umana sia più calpestata e annientata dalla guerra. Custodisci tu i loro cari, dal cui amore essi sono stati sorretti, perché siano sostenuti e consolati dal tuo amore più forte della morte. Custodisci tu la loro memoria, rendila ricordo grato e insegnamento perenne dell'orrore assurdo, del lutto, della devastazione che ogni guerra porta al mondo. Custodisci tu la loro fratellanza, nella quale oggi riposano, assieme, senza confini di popolo, alleanze, religioni, testimoniando che la guerra è sempre fratricida. Custodisci tu, o Padre, i nostri fratelli, caduti in guerra, ma caduti nelle tue grandi braccia, dove è la pace vera, per la quale essi hanno lottato, e che ti supplichiamo di riversare sull'umanità. Di ricordarli e quindi di fare questa funzione che è breve, insomma, molto intensa, anche dalle parole che l'assessore ha detto. Quindi vi ringrazio nuovamente per la vostra presenza e ci vediamo presto ad altre interviste. Va bene? Grazie. Signore della storia, Dio della vita, affidiamo a te i nostri caduti e tutte le vittime delle guerre e della violenza che ancora insanguinano le nostre mani di uomini. Custodisci tu la loro vita, che è ormai nel tuo grembo di eternità, e fa che nessuna vita umana sia più calpestata e annientata dalla guerra. Custodisci tu i loro cari, dal cui amore essi sono stati sorretti, e che siano sostenuti e consolati dal tuo amore più forte della morte. Custodisci tu la loro memoria, rendila ricordo grato e insegnamento perenne dell'orrore assurdo, del lutto, della devastazione che ogni guerra porta al mondo. Custodisci tu la loro fratellanza, nella quale oggi riposano, assieme, senza confini di popoli, alleanze, religioni, testimoniando che la guerra è sempre fratricida. Custodisci tu, o Padre, i nostri fratelli caduti in guerra, ma caduti nelle tue grandi braccia, dove è la pace vera, per la quale essi hanno lottato e che ti supplichiamo di riversare sull'umanità. Grazie ragazzi, e con voi ci vediamo spesso. È stato un piacere ed è doveroso trasmettere ai giovani il nostro passato. Esatto, non possiamo, non si può non ricordare la storia. La storia va sempre ricordata, per questo si studia, perché è importante. Guardando la storia dovrebbe servire perché non si ripetessero più queste cose, purtroppo. Conoscendo la storia sicuramente non rifaremo gli stessi errori noi nel futuro. Va bene? Buona giornata ragazzi. Grazie.